Abbiamo appena finito un altro caso di Hollonate. Ecco qua. Impianti dentali, denti definitivi, sei una favola. Siamo con Gabriele che ha finito il suo lavoro di 8 impianti dentali, tutti i denti sopra e sotto. 7.300 euro. Risparmiati? Minimo risparmiato 28.000. Lui è un giocatore professionista di poker, hai vinto diversi tornei, io ho provato a batterlo ma ci ho rimesso 10 euro. Io metto i miei 10. Non giocate mai con questi individui a poker, guarda, mai, lasciate stare il poker. Diciamo che con i denti siamo bravi, ma col poker è meglio che lasciamo fare ad altri. 26 anni, hai avuto un problema di parodontite con causa genetica. Paziente che ha avuto piorrea, secondo me, come la vedo io, dovrebbe essere pagato gratis dallo Stato. Più dalla volevo aiutarmi, mi costava 1.200 euro a dente. Problemi della parodontite delle volte nascono da una predisposizione genetica che manca l'interleuchina 1, ma anche dal fatto che delle volte si ha la cosiddetta lingua fissurata. Tu hai la lingua fissurata? Fai così? Sì, c'è la lingua fissurata. Ecco, questa è la classica predisposizione, per esempio, a sviluppare nel tempo un'acidità in bocca che porta pian piano poi alla perdita dei denti. Io lo trovo scorretto che una persona giovane di 26 anni gli debbano essere chiesti dei preventivi esorbitanti per poter mangiare, anche perché poi ricordiamo a 26 anni tu sei nel pieno della tua vita sociale, nel pieno delle relazioni, ti stai costruendo una famiglia, una storia importante, vai magari che ne so all'ASL, ti dicono ok, ti diamo i denti, ti mettiamo la dentiera di plastica sopra e sotto, tu potresti avere rapporti sociali così. Sì, già io quando prima di venire qua, quando parlavo, spesso e volentieri mettevo la mano davanti perché mi vergognavo. E poi la dentiera non è così facile da usare a 26 anni, poi mangiando non è molto. Se ti casca la dentiera. Ecco. Un bel casino, direi. È una cosa abbastanza debilitante, esatto. Quasi un handicap non avere, esatto, i denti a 26 anni. E se non c'hai neanche i soldi a 26 anni, come fai? Non puoi. Rimani senza denti. A 26 anni. A 26 anni. E la gente pensa subito, magari dice guarda, ha problemi, è un tossico di qua, cioè già si fa i viaggi mentali e in realtà niente di tutto ciò, semplicemente non puoi curarli perché i prezzi in Italia sono una roba. Vabbè, non solo in Italia, anche in Europa, in Germania, Francia, Inghilterra ancora di più costa. Quello va sempre messo la nota, perché è vero che sono dei denti definitivi, però sono sempre dei denti artificiali, per cui è necessario mettere al riparo con questo apparecchietto la dentatura di notte. Come te li senti? Perfetti. Di Sassari? Sassari. Di tartaruga? Tartaruga. Prova a mordere il dito. No, lo stacco. Senti, quanto hai speso? 7.300 euro. E in Italia? In Italia mi hanno fatto preventivo di 28, sì, uno di 47. 47.000 euro? 47.000 Ma lo stesso euro. Tipo di lavoro? Lo stesso tipo di lavoro, anzi mi sa che era due impianti in meno. Quanto hai risparmiato? Quindi circa, se ti va bene, circa 38.000? Sì. Che ci fai con quei soldi? Ti ci sposi? Mi ci sposo, esatto. Mi ci sposo e ci faccio un figlio. Noi ogni tanto i pazienti li portiamo anche a sparare. Però qualcuno ogni tanto si fa male. Fai vedere il cerotto. Senti, quella cicatrice come te la sei fatta? Sparando. Ho preso la mira, però volevo prenderla meglio, l'ho spostata alla spalla, boom! E mi viene male. Vai, troppo basso. Ogni tanto le armi si inceppano. Fate attenzione. Questo si fa sparare... Ma la tua età ancora a giocare con le armi? Non puntare l'arma verso gli altri. Questa è la volta buona, eh? Ecco, mi è mancato. Com'è stato? Divertente? Sì, molto. Neanche in Italia può andare a sparare, ma non con questa varietà di armi. Bella pubblicità perché è veramente in gamba, bravi, è un bel lavoro fatto. Dottor Vadim, che ne pensi? One. Ciao! Mi vengono a prendere in aeroporto l'autista, ti porta in clinica, ti porta nell'appartamento. Un bel appartamento. Non si fuma nell'appartamento. Non si fuma nell'appartamento. Non sono 100 euro di multa. E dottor... poi si iniziano le danze col dottore.
La clinica è zozza? La clinica è talmente pulita che si ci può mangiare per te. Quando c'hai i denti? Quando c'hai i denti. Vabbè, io ci posso fare anch'io. Uguale. E poi le divido. A posto. Sta facendo finta di giocare bene, sta barando, ma io lo porto all in. No, butto via le carte. No! Colore! Ho vinto! Vedi che non serve barare. Oggi si parte con tutti i denti in bocca. Quanti mesi ci hai messo a farli? Quanti mesi? Quante giornate? Perché se vogliamo guardare le giornate io ci ho messo 12 giorni totale. E quanto hai pagato? 6 giorni, circa 6 o 8. E in Italia quanto ti avevano chiesto? Solo 45.000 euro per fare quello che ho fatto qua. Con 6.800. Ma te li fanno male, cadono. Sì, no, ma io... Hai preso le malattie. Io non mi posso lamentare. Senti, non è solo una questione di mangiare, ma anche una questione sociale, estetica, psicologica. Fa un sorriso? Tutti i denti nuovi, quante ore di lavoro? Cosa intendi? Tutto totale? Tutto totale, quante ore ci saranno volute? Saranno 20 ore totali? Di lavoro. Neanche. Quanto avresti dovuto lavorare per mettere da parte 45.000? Ah beh, minimo 2 anni e mezzo, 3 fai anche. 40, fai 3 anni, quindi rimanevi 3 anni con a dentiere. Sì. Ma sono veri sti denti? Sono veri sì. A vedere, scusa. Oh, sono veri, sono veri. Ma non è che si tolgono, prova a toglierli. No, tira. Sono fissi, sono fissi. Non si toglie. Comunque, 7.300, un ragazzo di 26 anni che rischiava di avere la dentiera 26 anni di plastica per non potersi permettere appunto un lavoro fisso. Ragioniamoci. Quale deve essere il futuro della sanità in Europa? Un saluto da Chisinau, dalla Moldavia. Ciao. Grazie Gabriele. Al prossimo caso di successo. Soddisfatto, io e mio figlio, a confronto all'Italia non abbiamo speso niente. Sì, ora stiamo partendo che sono arrivati altri pazienti, ritorniamo al policlinico e ci aggiorniamo. Grazie per l'opera di divulgazione che stiamo facendo. Salutemi tutti, salutemi.